Mi chiamo Camilla Guercioni, sono arbitro WISP da un annetto circa e sono una delle due quote rosa di Bologna. E questa partita com'è andata? Come sono stati sul campo? Corretti, sportivi? Sono stati abbastanza corretti, c'è stato qualche fallo, ma essendo uno sport di contatto direi che è più che normale. E come ci si sente ad essere una delle due arbitre in una città come Bologna? Si cerca sempre di fare la differenza nel piccolo. Pensi che eventi come questi siano utili a promuovere il protagonismo delle donne anche nello sport? Sì, certo, infatti appena me l'hanno chiesto ho subito accettato a mani basse. Conoscevi la WISP già da prima? Praticavi qualche sport? Prima sì, io gioco a calcio. Sono stata portiere per anni e adesso recentemente ho cambiato ruolo, gioco come difensore, sempre appunto nel campionato WISP, gioco a calcio a 8, ma gioco da sempre, mi sono trasferita qui 6 anni fa e dall'anno dopo ho iniziato a giocare subito. E quindi oggi avresti voluto anche magari essere in una delle due squadre o come ti diverti di più? Dove ti diverti di più? Mi è stato proposto di giocare, però c'erano più ragazze che potevano giocare in campo, non ce n'erano che potevano arbitrare. E come vedi, le donne stanno aumentando, cresce l'interesse anche sia per il calcio in generale o magari anche per il ruolo dell'arbitro, com'è il clima? Penso di esserne una dimostrazione, spero di essere una delle prime, ma una delle tante un giorno. Il calcio femminile a Bologna è sempre più in sviluppo, da quest'anno c'è anche il calcio a 5 della Bologna femminile ufficiale, e il calcio a 11 sta progredendo, molte squadre si stanno spostando dal calcio a 8 al calcio a 11, spero che si evolva sempre di più, avendo da 2 anni una responsabile del calcio femminile donna, appunto, avere sempre più rappresentanze, più persone che si battono per questo. Stoppa la violenza sulle donne! Ciao a tutti, mi chiamo Brigitte Lie e sono del quarto anno del Manfredi Tanari, settore turistico. La scuola ci ha dato la possibilità di far parte di questo progetto che appunto spiega che la violenza al giorno d'oggi, ma come in generale, è una cosa sbagliata. E ci siamo chiesti come dar voce alle nostre idee ed è stato semplicissimo. Siamo riuniti tutti insieme, diverse classi, e abbiamo iniziato a tirar fuori le parole più comuni per spiegare che la violenza è sbagliata, usando anche gli hashtag che al giorno d'oggi, nel 2023, sono il pane quotidiano per noi ragazzini tramite anche i social media. Siamo qui per appunto spiegare e per far capire che noi siamo contro la violenza e che è una cosa sbagliatissima e che la donna, ma come l'essere umano, è una delle cose più importanti che può esistere al mondo. Fin da piccola sono stata abituata ad ascoltare il giornale a casa e di guardare il telegiornale e purtroppo la violenza c'è sempre stata e c'è ancora. Abusi, violenze domestiche o a volte suicidi o omicidi. E purtroppo c'è ancora. Speriamo di dare un messaggio per far capire che è una cosa sbagliatissima che non deve essere fatta sia alla nostra generazione ma anche alle persone più grandi. Purtroppo ci sono ancora degli esempi di comportamenti molto scorretti e speriamo che possano capire che noi donne vogliamo essere amate, vogliamo essere rispettate per quelle che siamo, ma lo sport è una cosa che ci accomuna, è quello che vediamo tutti i giorni, anche magari correre al parco è uno sport e ci accomuna. Io ad esempio faccio pugilato alle Box Le Torri, ho iniziato quando ero piccolina e come i miei compagni sanno io ci tengo un sacco allo sport, gli ho presentato il mio sport e quelli che sono i sport generali e vedere questa partita di calcio con le donne è bellissimo.